addirittura Napoli con una grandissima partecipazione spirituale, c'è una grande voglia di accogliere Francesco, il Papa, imponente macchina organizzativa, tra l'altro in un momento storico molto delicato e difficile, un milione di persone. Il Papa farà circa 20 chilometri per tutta la città, attraversa molti luoghi, va in molti posti, quindi c'è una grandissima mobilitazione e devo dire una capacità organizzativa straordinaria e di collaborazione tra istituzioni. Credo che vada tutto bene perché c'è veramente una gran voglia di abbracciare il Papa, questa attesa è molto forte. Ma Napoli senza proteste non l'ho mai conosciuta. Questa è Napoli, non è che noi facciamo vedere al Papa una Napoli diversa, è una Napoli con le sofferenze, con le proteste, con la ferita dei senza lavoro, i disoccupati, c'è magari chi anche approfitta di questa visita per avere un po' di visibilità, c'è di tutto. L'importante è che ognuno sappia quanto è importante per Napoli questa visita e quanto è importante per la vita spirituale ed esistenziale anche di ognuno di noi. Napoli deve dare il massimo e ognuno come singolo e come elemento della collettività deve partecipare al successo di questa visita, che è una visita poi alla fine semplice. Non stiamo costruendo la Napoli per il Papa, stiamo aprendo Napoli al Papa.